Così chi non è connesso la vedrà. Ok, allora buonasera a tutti. Ci siamo, Gerrica? Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera siamo io, Gerrica, Annalisa Bellia e Francesca. Ciao a tutti. Allora, come ogni nostro appuntamento, ormai non è più un mensile perché comunque ne facciamo anche più di una al mese di queste live, dove andiamo a raccontare che cosa facciamo sui social, no? Perché ci sono tante persone ormai ci conoscono, ma ci sono tante persone che ancora non sanno bene che cosa facciamo. È un mondo ancora un po' così curioso, no? Un po' strano. E quindi noi facciamo semplicemente il network marketing, ma totalmente online, totalmente sui social. Lo facciamo attraverso una strategia, lo svolgiamo attraverso una strategia Top of All Generation che è nata 7 anni fa e ha permesso di cambiare il classico sistema del network marketing, che ha sempre funzionato, perché ricordiamoci che il network marketing nasce in America tantissimi anni fa, quindi come noi ricopiamo tutto, oggi ho fatto un post dove vi ho detto abbiamo ricopiamo tutto, Black Friday, Halloween, abbiamo ricopiato anche il network, però il network ancora in Italia, insomma, c'è un po', ci sono tante persone che ancora sono un po' restie perché ci sono tanti pregiudizi, quindi stasera vi diremo realmente come funziona. Quindi che cosa facciamo? Noi con questa strategia abbiamo portato il network sui social, quindi abbiamo semplificato quello che era il classico sistema, quindi gli inviti, rompere le scatole alle persone. Adesso si sono un po' capovolte le cose. Attraverso i nostri profili, dove andiamo a parlare di noi, dove andiamo a parlare della nostra esperienza, della nostra esperienza riguardo l'attività, piuttosto che i prodotti che abbiamo scelto, legati sempre all'azienda con la quale collaboriamo, andiamo un po' ad incuriosire le persone. Infatti, molto spesso sono le persone che ci contattano perché sono curiose appunto del nostro profilo. E comunque sui social è un mondo dove i contatti sono veramente infiniti. Quindi ecco perché abbiamo semplificato quello che era il classico sistema. E la cosa bella è che lo possono fare tutti perché? Senza esperienza. Perché? Perché ogni persona che entra in attività ha accesso ad una formazione online, dove vengono insegnate tutte le competenze necessarie, perché come in ogni lavoro le competenze sono fondamentali, però qui c'è appunto tutto un sistema, tutta una formazione che ti insegna tutte queste competenze che occorrono. Quindi tu che cosa devi fare? Devi studiare queste competenze e allenarti tutti i giorni, come quando vai in un qualsiasi lavoro tradizionale, qui né più né meno. La cosa bella è che si può fare, si può iniziare anche come secondo lavoro. Giusto, Jerry, ho detto tutte le cose giuste finora? Assolutamente sì. Il network marketing che è ormai appunto incentrato sui social, quello che vediamo soprattutto in questo periodo di come il mondo online purtroppo per questa situazione fortunatamente per noi continua ad andare avanti, non è stato assolutamente intaccato perché quello che facciamo noi ormai da anni in quest'ultimo periodo inizia realmente a valorizzarsi, perché la gente inizia a capire quanto il mondo online sia davvero il futuro, ecco, in parole semplici è il futuro. Noi ormai ci occupiamo da anni, ma ogni giorno ci sono milioni di persone che si uniscono a noi, perché realmente siamo riusciti a trasmettere la vera importanza di questo business. E il futuro, sì, è quello che facciamo nel presente, come diceva Claudia, è veramente molto semplice. Questa è un'attività meritocratica, perciò noi siamo ripagati per quello che facciamo, per quello che meritiamo. Detto così sembrerebbe, no? Bellissimo, facilissimo. In realtà sì, è molto semplice come attività, ma non è facile perché comunque è frutto del nostro impegno. E quando ognuno di noi crede di potercela fare, e non perché, come diceva Claudia, magari si devono avere delle competenze per fare questa attività, perché comunque quelle le impareremo piano piano, ma serve soltanto avere la forza, no? Di avere una trasformazione, di cambiare vita, la fame di cambiare la propria situazione. Allora è lì che non ci sono limiti, ci mettiamo in gioco, ci miglioriamo ogni giorno e possiamo cambiare non solo la nostra vita, ma anche quelle delle persone che ci circondano e che ci amano. Enrica, ma tu perché hai iniziato? Qual era la tua motivazione?
Allora, sì, sì, velocemente perché sennò la mia storia sarebbe lunghissima. Allora, io ho iniziato 6 anni fa, ero una ragazza appena uscita dagli studi, che però aveva tanta voglia di staccarsi dai genitori economicamente per non pesare più sulle loro spese, perché comunque mio padre è un semplice operaio, mia madre è una casalinga, perciò avevano fatto veramente tanti sacrifici per mantenere quelli che erano i miei obiettivi, ma anche i desideri di una ragazza comunque all'età di 21 anni. Perciò ho iniziato questa attività perché ho visto l'opportunità per non dipendere più da loro, ma non solo, fare qualcosa per me stessa di grandioso, ma anche riuscire a restituire loro di tutti i sacrifici che hanno fatto. Ed è questo che questa attività mi ha dato. Quando ho iniziato ero una commessa insoddisfatta, piena di sogni, che seppur amava quel lavoro, perché sono sempre stata appassionata di moda, però se fossi rimasta in quella situazione, seppur piacevole, non avrei mai avuto la possibilità di realizzare i miei sogni, i miei e quelli della mia famiglia, perché comunque con le loro possibilità e il sogno della loro vita, che è quello dove attualmente vivo, che era quello di comprare una villa al mare, una grandissima villa al mare, non ci sarebbero mai riusciti. Grazie a questo business sono riuscita a realizzare grandi sogni, un passetto alla volta, sempre di più, così come il sogno più grande, che 6 anni fa mi sembrava talmente lontano, mi sentivo anche un po' ridicola solamente a pensare di potercela fare. Eppure questo business l'ha reso possibile. È vero, è vero. Io sono testimone della tua storia. Beh, allora racconto proprio al volissimo anche il mio perché. Io sono un'imprenditrice fallita, i miei avevano delle attività, abbiamo perso tutto, da mamma single mi sono ritrovata a partire da zero, da sola, senza più le spalle coperte. Quindi ho iniziato a fare qualsiasi tipo di lavoro pur di mantenermi. Nel 2014 ho conosciuto questo strano mondo del network marketing, ho conosciuto Stoppable, quindi da lì è nata la mia avventura. Non è stato facile, non avevo i soldi per iniziare, non avevo tempo perché lavoravo tutto il giorno, però avevo una fortissima motivazione e forse probabilmente inconsciamente, perché non sapevo che questa era l'opportunità della mia vita, non c'era scritto, però inconsciamente forse lo sapevo che era forse l'unica opportunità, l'unica speranza che avevo per uscire da quella situazione. E allora però adesso facciamo parlare sia Annalisa che Francesca, ci raccontano anche loro la loro storia. Quindi Annalisa, vai te? Va bene, ok, Claudio. Ciao a tutti, piacere, io sono Annalisa, ho 35 anni, anche io mi rivedo un po' nella storia di Gerrica, nel senso che io facevo la commessa come lei, però avevo un'età un po' differente, ero già un po' più grande. Sono ormai 6 anni che faccio il network marketing e diciamo ecco, nell'età 29, intorno ai 29 anni ho conosciuto questo business ed ero un po'. Sai, quando ti avvicini ai 30, no, cominci a fare un po' resoconto della tua vita e io non ero così soddisfatta della mia vita perché facevo un lavoro che non mi piaceva e fin qua tutto a posto, anzi, ci sono tante persone che mi dicevano, no, intorno a me sei fortunata comunque ad avere un contratto indeterminato. Io mi sentivo fortunata, però allo stesso tempo non volevo accontentarmi, sono sempre stata una sognatrice. E quindi il mio stipendio non mi bastava, non riuscivo ad arrivare neanche alla fine del mese, sogni neanche a parlarne. Io sono un'appassionata di viaggi insieme al mio compagno, ma non avevo il budget per potermi permettere determinate vacanze, per poter andare a vivere da sola, un affitto, le bollette, una macchina mia. Insomma, mi avvicinavo ai 30, ma sentivo di non sent non ero soddisfatta di quello che avevo. E quello che trovavo intorno a me era tutto simile, no? Perché non avevo competenze, non avevo neanche la possibilità economica di diventare un'imprenditrice. Fino a quando appunto non conosco questo modello di business che è fantastico. Claudia prima diceva che ancora qui in Italia non viene visto bene, no? Pensate, io è una cosa incredibile, questo è uno dei business più grandi al mondo e genera un fatturato più alto dell'industria della musica, dell'energia elettrica, cioè è qualcosa di enorme, no? Però ancora qui non riusciamo a capirne tanto le potenzialità. Ovviamente ci vuole tanto impegno perché in questo business tu diventi una vera e propria imprenditrice, ma senza costi e senza i rischi che ha un classico imprenditore lì fuori. E quindi questo ha da una parte il vantaggio che tutti possono iniziare, dall'altra però allo stesso tempo magari qualcuno non può, non gli dà il giusto valore, no? E il giusto impegno perché qui riesci a trasformare la tua vita, lo puoi fare.
ma ovviamente ci devi mettere lo stesso impegno che metteresti in un business tradizionale. Io ce l'ho messo con tutta la mia buona volontà, ero veramente, avevo capito che forse poteva essere l'occasione, l'unica occasione della mia vita. Avevo visto tantissime persone lì che fuori che ce l'avano fatta, compresa mia cugina, quindi cioè avevo anche una persona proprio vicino a me che aveva realizzato tantissimi sogni, e quindi veramente io avevo già visto la mia vita come poteva essere. Mi sono impegnata e sono riuscita nel tempo a costruirmi un team di centinaia di persone ovunque, perché poi il bello di questa attività sui social è poter coinvolgere chiunque in qualsiasi parte del mondo, e mi sembra ancora incredibile aver dato la stessa possibilità, la mia stessa possibilità a tantissime altre persone. Sono riuscita a realizzare tante cose, un guadagno insomma che comunque è stato anche, ci sono stati mesi in cui ho guadagnato quello che prima guadagnavo in un anno intero nel mio vecchio lavoro. Ho lasciato il mio lavoro e ho raggiunto il mio più grande obiettivo, che è la libertà del tempo. Secondo me la libertà del tempo è una delle cose più belle che ci possa essere. E quindi oggi a 35 anni mi sento finalmente una donna realizzata, ma soprattutto ho una grande missione, la missione di aiutare più donne possibili a conoscere un'opportunità che veramente ti permette di ricominciare a sognare, una cosa che forse in quest'ultimo periodo tutte noi abbiamo smesso di fare. Ognuno di noi merita la vita che sogna, che magari sognava da bambina, e qui grazie a questo modello di business tu lo puoi realizzare. Mamma mia, che grinta bellia! Guarda, mi voglio riallacciare a una cosa che hai detto importantissima, il fatto che questa è un'attività imprenditoriale ma senza costi, no? Perché l'unico costo dell'attivazione sono i 22,50 euro, quindi è zero praticamente. E poi, ovviamente, essendo un'attività legata a dei prodotti, è consigliato comunque provarli questi prodotti, se no è inutile iniziare un business del genere, no? Ma molto spesso perché si prende sotto gamba? Proprio perché non ci sono investimenti. Perché se comunque fosse stata un'attività come un'attività tradizionale, no? Per aprire un'attività tradizionale ti servono almeno 100.000 euro, perché, no? Ecco, se fosse stata un'attività del genere, sicuramente chiunque avrebbe più peso all'investimento per rientrare prima possibile. Ecco qual è la fregatura, tra virgolette, no? di questa attività. Va bene, grazie Annalisa. Allora, Francesca. Allora, buonasera a tutte. Io perché sono qua? Per raccontarvi, vi devo raccontare un po' della mia vita per farvi capire veramente il mio più grande perché qual è. Io sono Francesca, ho 30 anni, vengo da una famiglia molto umile. I miei genitori hanno fatto veramente tantissimi sacrifici e io li ringrazio per tutto quello che ci hanno dato. Io sono entrata nel mondo del lavoro subito dopo essermi diplomata, perché amavo proprio il contatto col pubblico, amavo stare tra la gente, quindi mi sono lanciata, ahimè, dando un dispiacere ai miei genitori che avrebbero voluto per me una carriera diversa, però era quello che io amavo, stare tra la gente. Questo fin quando non mi sono sposata e non è arrivata la mia prima bambina. Quando è arrivata Chiara ho deciso di abbandonare tutto e di dedicarmi completamente a lei. Però dopo 5 mesi mio marito ha deciso di investire in un'attività commerciale, quindi ahimè a malincuore ho dovuto lasciare la mia bambina in mani di una persona sconosciuta, quindi a una babysitter, e mi sono dovuta rilanciare nel mondo del lavoro. Per me è stato un periodo veramente bruttissimo, perché per me era un amore morboso quello con la mia bambina. Io l'allattavo, ho continuato ad allattarla, quindi lei scendeva giù in negozio, perché il negozio era sotto casa mia, scendeva ogni 3 ore, io andavo nel retrobottega e l'allattavo. Quindi potete immaginare pioggia, neve, sole, la bambina doveva scendere perché aveva bisogno di nutrirsi, aveva bisogno di me. Purtroppo questa attività mi portava veramente tantissimo tempo via, perché io scendevo alle 6, restavo fino alle 2 in salumeria, nella pausa pranzo andavo con mio padre a caricare, fortunatamente avevo l'aiuto dei miei genitori costantemente, e ritornavo giusto in tempo alle 4 per la riapertura.
lettura, quando poi restavo lì fino alle 9. Quindi potete immaginare che io la mia bambina me la godevo giusto quei 2-3 minuti che scendeva giù per venire a mangiare. E quindi io ero la sua mamma, ma fondamentalmente non mi sentivo la sua mamma. Quindi per me è stato veramente un dolore, è come se me l'hanno strappata dalle braccia. Quindi ho vissuto quel periodo male, 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 male. Dopo 2 anni è arrivato il mio secondo bambino e io dico sempre che lui è arrivato forse per stravolgermi la vita. Perché a differenza di Chiara, che Chiara, la mia prima bambina, era una bambina tranquillissima, quindi mi rispettava gli orari della poppata, dormiva tranquillamente, non ci dava nessun problema. Vincenzo si svegliava ogni ora, quindi io ogni ora ero costretta a stare lì, sempre attaccata al seno, perché voleva mangiare, si lamentava, piangeva. Quindi, ahimè, io non sono potuta tornare al lavoro perché Vincenzo non mi dava tregua. E con Vincenzo, purtroppo, io ho iniziato a mangiare di notte perché l'allattamento mi stremava, mi buttava proprio KO. E quindi ho capito realmente cosa volesse dire la depressione post-parto. Ho vissuto un periodo in cui io ero sempre triste, sempre giù, insoddisfatta. E in quel periodo ho iniziato a vedere su Facebook queste trasformazioni, in particolare la trasformazione della mia app Angela, e io in lei, questo è il bello del network marketing, riuscivo a prendermi tutta la sua positività. Quindi ogni giorno rinascevo, anche non conoscendo quella persona, mi trasmetteva tanta positività, che io sono rinata, mi sono sentita bene, ho voluto iniziare questo programma mi ha trasformata completamente, ma non parlo solo della trasformazione fisica che ho avuto, perché io ho perso 25 kg, ma mi ha cambiato totalmente, cioè io sono rinata completamente, la mia autostima adesso è alle stelle, io che prima ero una che aveva anche vergogna di chiamare in pizzeria per prenotare una pizza, adesso ho l'autostima proprio alle stelle, so quanto valgo e ho scelto, quando mi è stata proposta questa attività, io in cuor mio già sapevo quello che volevo fare, ma purtroppo a me, e anche oggi lo vedo ogni giorno con le mie incaricate, abbiamo purtroppo il giudizio delle persone che ci frena perché purtroppo abbiamo questa paura di quello che possiamo sembrare, perché questa attività purtroppo in Italia ancora non è vista come un lavoro effettivo al 100%. Noi lavoriamo, per me questo è un lavoro come mia mamma scende a lavorare e fa la vigiletta, come mio padre va a lavorare e fa il dottore. Per me questa è la mia attività e la mia vita, mi ha stravolto la vita e con questa attività, forse perché ecco, ho un grande perché, i miei bambini che sono tutta la mia vita, e questa attività mi ha ridato il tempo che io ho perso forse gli anni migliori della vita dei miei bambini, e adesso mi ha ridato il tempo per poter vivere con loro, per potermi godere ogni attimo della loro giornata. Anche oggi, ora, con la didattica a distanza, posso stare a fianco alla mia bambina, mi posso dedicare a lei completamente, portando comunque avanti questa attività che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Io è appena un anno che sono in attività e ho già realizzato dei piccoli sogni, ho acquistato l'auto dei miei sogni. E quindi questa attività veramente mi ha stravolto la vita. Io quello che dico sempre è che è un'attività che veramente è alla portata di tutti, ma basta crederci. E io ogni giorno mi sveglio e per me il network marketing è un altro membro della mia famiglia. Ogni giorno mi prendo cura del network marketing come mi prendo cura dei miei bambini, ci metto veramente tutta me stessa, tutta la mia passione, tutto il cuore. Infatti io lo dico sempre, ho scelto questa postazione per fare stasera questa diretta, perché non so se riuscite a vedere, ho questa targhetta, ci sono 5 cuori, uno è mio marito, uno sono io, uno è mio figlio e uno è mia figlia, e il quinto è il network marketing, lui è un membro della mia famiglia.
Che bello, grazie. Bella, bellissima storia, Francesca. Io non la conoscevo ancora la tua storia. E hai detto una cosa importante, il giudizio delle persone che molto spesso frena, no? Quindi perché le persone mollano, molto spesso anche per il giudizio delle persone. Ma se hai un grosso perché, quindi quello che dicevamo prima, di avere un grosso perché, una grossa motivazione che ti spinge ad andare avanti, perché le persone ignorantemente, alcune magari un po' più cattive, altre magari lo fanno perché pensano di proteggerti, no? Le persone più vicine a te, anche a me è successo, ma poi quando tu dimostri a queste persone che stanno sbagliando, perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, come in ogni altro lavoro ci sono aziende che comunque lavorano seriamente e aziende che lavorano meno seriamente oppure non sono regolari a livello fiscale, eccetera. Questo succede in tutti i settori, cioè commercialista, avvocato, parrucchiera, bar, in tutti i settori. Quindi ogni persona ha un'intelligenza per valutare. Se noi siamo qui, io e Annalisa forse siamo le più vecchie in questa sera del business. Forse anche di età, non lo so. L'età non lo so, può darsi, io sicuramente più di te, però a livello di business questa sera forse siamo le più vecchie, perché anzi tu prima di me ancora, quindi se stiamo qua dopo 7 anni ci sarà, no, un motivo, quindi andate oltre, insomma, i pregiudizi. Claudia, vorrei un attimino al volo ricalcare appunto il pensiero tuo e di Francesca, quello del pregiudizio, perché proprio prima di iniziare questa Zoom parlavo con una ragazza in chat che appunto mi diceva che non sa se riuscirà ad iniziare o magari anche ad andare avanti, perché comunque sai, vivo in un paesino piccolino, i pregiudizi della gente, e sicuramente questa sera ci starà ascoltando perché gli ho passato questa videochiamata. E vorrei dare a lei, a tutte le ragazze che comunque hanno un po' timore di iniziare proprio perché hanno paura di quello che la gente penserà, e che sicuramente la gente parlerà, questo è ovvio perché è successo anche a noi, ci siamo passati prima noi, e la gente parla sia nel bene che nel male, perciò se voi considerate che la vita è la vostra, è che anche se voi ascoltate queste persone, la situazione non cambierà, perché magari molto spesso, sì, a meno che non sono dei consigli di chi ci vuole bene, ma purtroppo c'è anche tanta gente che ci vuole male, tanta gente che frustrata, insoddisfatta, si trova in una situazione purtroppo disastrosa per se stessi, magari ecco una situazione di insoddisfazione, e quindi rosica guardando magari una persona dall'altra parte che sta facendo qualcosa di diverso per uscire fuori da quella situazione e migliorare appunto la sua quotidianità o addirittura il suo futuro. Perciò vi vogliono tenere nella situazione di cacca insieme a loro, ed è per quello che magari, ma che ti sei messa a fare? No, ma vuoi lavorare online? Guarda che lo fanno tutti, ti metti a fare la pagliaccia sui social. Vi dico quello che è successo a me, perché comunque sono dei termini che utilizzano. Però io ho sempre pensato al mio futuro. Se l'avessi ascoltati, la mia situazione sarebbe rimasta sempre la stessa, e magari la stessa situazione loro. Perciò siccome nella vita siamo noi che la mandiamo avanti, siamo noi gli artefici del nostro futuro, come diciamo sempre, la fortuna non esiste, siamo noi a crearcela. Perciò ascoltare i pregiudizi non ci aiuta a cambiare la nostra situazione. Se davvero avete voglia di uscire fuori e di trasformarla, dovete solo ascoltare il vostro cuore, nemmeno le vostre paure, perché comunque tutte siamo state scettiche o magari ci siamo adagiate a quella situazione che magari non era disastrosa ma nemmeno tanto soddisfacente, scusate, e quindi ci adagiamo un po' per pigrizia, per paura, però tutto ciò che facciamo, ogni cosa che ritiene un cambiamento ci porta appunto quella paura di mettere un piede fuori. Però come diciamo sempre, se non andiamo oltre non vedremo mai quello che la vita ci ha riservato. E soprattutto non ci sarà mai il momento giusto, perché tante persone aspettano il momento giusto, ma non arriverà mai il momento giusto. Esatto. Non esiste il momento giusto lo crei, non esiste. Esatto.
Beh, allora io direi comunque di andare in chiusura raccontando il perché abbiamo scelto Arix, no? Perché come diciamo prima ci sono aziende e aziende, quindi spesso a me capita che mi dicono ma ormai i social sono pieni di aziende di network marketing, di gente che fa questo lavoro, un'azienda vale l'altra, assolutamente no. Perché abbiamo scelto Arix? Cioè, Annalisa, chi è? Vai, sento io. E allora, io mi sento tremendamente fortunata intanto a prima di aver scelto Arix a stare dentro un movimento, no? Che ci ha fornito tutta questa formazione, perché le cose più importanti per quanto riguarda avere successo nel network sei sicuramente in primis tu, ma poi ecco l'azienda, ma anche una strategia, no? Un sistema, se non c'è quello, se manca quello, purtroppo ci sono tanti dilettanti allo sbaraglio, ma così non funziona. Devi fare formazione, devi imparare come si lavora attraverso i social, ad essere un professionista in questo settore. E quindi grazie a questo movimento noi siamo diventati dei professionisti, e quindi di conseguenza, essendo dei professionisti, avendo fatto comunque dei numeri importanti, essendo anche stati i primi, diciamolo, a portare questa strategia online, volevamo un'azienda all'altezza, un'azienda differente, e proprio per questo abbiamo scelto Arix, che comunque è un'azienda top a livello internazionale, che si occupa di tutto il settore del benessere e della bellezza, quindi comunque abbraccia tanti brand e chiunque, no? Chi di noi, donne o uomini, non è appassionato del proprio benessere, della propria bellezza, della propria salute, no? Noi grazie ad Arix possiamo comunque, abbiamo tutto a disposizione, quindi la parte cosmetica, la parte integrazione, il controllo del peso, cioè davvero tutto, quindi ognuno si può appassionare a un brand. E poi ci sono tantissime altre motivazioni per sceglierla, tra cui ecco anche una caratteristica unica della nostra azienda, che è la carta dei diritti, che non ha nessun'altra azienda, quindi questa azienda tutela tutti noi incaricati, non ci possono essere cambi di piani marketing o comunque delle cose che vadano a sfavore degli incaricati, come spesso accade in altre aziende. Qui c'è una specie di sindacato, per cercare di farvelo capire, questo consiste in una specie di sindacato, e non si possono prendere decisioni se prima noi incaricati non accettiamo che effettivamente sia qualcosa che possa essere utile al nostro futuro, al nostro business. Esatto. Quindi queste sono le motivazioni. E sì. A proposito del piano marketing, Arix attualmente in Italia è l'unica azienda che paga più del 50% e ha più piani. Io direi anche, perché comunque è una cosa mondiale alla fine, no? E siamo pagati sotto diversi aspetti. Questa azienda ha diversi incentivi, anzi, a proposito di incentivi, ogni giorno la nostra azienda ci fa sempre più regali. Vogliamo l'occasione per dire che c'era un incentivo che appunto terminava oggi, però siamo state fortunate a fare questa Zoom questa sera e a dare la possibilità a chi ci sta ascoltando a dare un motivo in più per affrettarsi e non perdere questa occasione. E che fino a lunedì a mezzanotte, giusto? Domenica a mezzanotte mi pare. Domenica. Fino a domenica a mezzanotte, chi decide appunto di iniziare oggi, fino a domenica la possibilità di raddoppiare il proprio livello di business, che in parole povere significa aumentare, no? Una qualifica, avere una percentuale di guadagno maggiore. Esatto. È un incentivo pazzesco. Esatto. E poi, vabbè, abbiamo mercati aperti un po' in tutto il mondo, adesso mi ricordo siamo arrivati a 9, 10, 11 mercati aperti in tutto il mondo, ma poi anche la solidità dell'azienda, insomma, bisogna vedere anche quello, perché sono tante aziende di network che oggi ci sono, domani no. E quando hai un business grande, soprattutto quando comunque la tua unica fonte di reddito è questa, come succede a noi, bisogna collaborare con un'azienda veramente seria. Quindi diamo un consiglio per concludere a tutte le persone che ci stanno guardando, perché dovrebbero iniziare oggi, subito, immediatamente questa attività. Vai te, Ge? Per quanto mi riguarda, se io 6 anni fa non avessi iniziato, ad oggi sarei ancora una ragazza che fantasticava su quello che nella vita avrebbe potuto fare.
ad oggi. Oggi che ho 28 anni, non dico che mi sento arrivata, perché questa azienda, questo sistema non ti fa mai sentire arrivata, proprio perché ogni giorno ti regala obiettivi in più, obiettivi che ti sembravano veramente impossibili fino a qualche anno fa. Io a sol sentire la parola network marketing mi veniva l'ansia, mi spaventava, mi sembrava un qualcosa più grande di me. E invece quando fai leva, non sulle tue capacità, perché come dicevo prima, quelle le apprenderete col tempo, con un team che vi circonda, che questo è molto importante, un team di persone che ogni giorno condivide con voi gli stessi obiettivi. E questo ti dà forza, determinazione, ti fa lavorare con il sorriso, che è la cosa più importante. Non sarete mai da sole. Questo che ci aiuta ogni giorno ad andare avanti, a non fermarci. Perché poi c'è anche, no, una sorta di sfida positiva tra noi. Quando vedi che la persona che è dall'altra parte riesce a realizzare grandi cose, ma anche un passetto alla volta, perché qui ci troviamo in un business in cui c'è la donna che è riuscita a pagare una bolletta in più, così come c'è la donna che è riuscita a comprarsi una casa o mandare i propri figli a fare uno sport o a realizzare appunto un peso in meno, ecco, sulle proprie spese e sulla propria famiglia. Perciò questo è qualcosa veramente di grande. E io il consiglio che do a tutte le persone che ci stanno ascoltando è quello di buttarsi senza troppi pensieri, perché come dicevo prima, altrimenti non saprete mai cosa la vita ha riservato per voi. Bene, Annalisa? Assolutamente, io ti dico perché dovresti iniziare, perché quando eri piccolo tu credevi di poter essere e diventare quello che volevi, no? Senza limiti, senza confini, poi sei cresciuto e la famiglia, la società, tu te stesso ti sei messo una marea di limiti, no? Ecco, io penso che quel bambino se lo merita, no? Se lo merita che tu gli doni la possibilità di realizzare quello che vuoi, quindi di ricominciare a sognare, di ricominciare a credere che puoi essere e diventare quello che vuoi. E qui appunto lo puoi fare, puoi ricominciare a sognare, puoi fare un grandissimo percorso di crescita personale, ricominciare a credere di più in te stesso, a toglierti dalla mente tutte queste paure e tutti questi limiti. Quindi il consiglio che ti do, come diceva Gerrica, è quello di non entrare, non prendere la decisione con la testa, ma con l'emozione, con il cuore. Ascolta le nostre storie e pensa a quello che potrebbe accadere nella tua vita da qui a qualche mese o un anno, no? Immaginati già la tua vita con tutti quei sogni realizzati, entra così, con l'emozione. Grazie, Francesca! Allora, io voglio dire giusto due cose. Se avete voglia di realizzare i vostri sogni e se avete voglia di riaprire quel cassetto che per tantissimo tempo è rimasto chiuso, siete nel posto giusto. Benissimo, io invece voglio aggiungere anche una cosa mia, nel senso che è vero che non si guarda mai indietro, no? Ma ogni tanto guardo indietro per ricordarmi da dove sono partita, perché non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti. E se immagino che oggi, in un momento così critico come questo che stiamo vivendo tutti quanti, fossi stata ancora a fare la commessa in un negozio, oggi penso che sarebbe stata davvero tanto, tanto dura da affrontare la situazione. Quindi sono veramente grata di aver incontrato nel mio percorso un post su Facebook che mi parlava di questa attività, perché così ho conosciuto il network marketing. E posso dire grazie a me stessa per non essermi fatta frenare dalla paura, dallo scetticismo che avevo in quel momento. Quindi, se ancora non avete visto le altre storie, fatevi inserire subito, chiedete subito di essere inserite nei nostri gruppi business, storie di business, Unstoppable Business, dove potete vedere proprio anche i nostri guadagni, toccare con mano i nostri guadagni, quello che abbiamo realizzato finora grazie a questa attività. E al prossimo evento sponsoring potresti essere te ad invitare altre persone a guardare un evento come questo. Insomma, grazie ragazze. Siamo per i tempi, grazie a tutti e niente, buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao.